Oggi è con noi in frequenza Bruna Sibille, sindaco di Bra. Vogliamo parlare del fenomeno della ludopatia. È stata fatta un'ordinanza, che sostanzialmente è un'ordinanza a livello regionale, che a Bra si è deciso di adottare proprio appunto grazie al sindaco Bruna Sibille, che io saluto. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Intanto sulla ludopatia, ovviamente non partiamo da adesso, ma la nostra amministrazione sono diversi anni che è molto sul pezzo su questa problematica, che è una problematica che ha tanti risvolti, di cui uno in particolare molto drammatico, quello sociale, perché poi molto spesso quando arrivano delle persone in difficoltà nel mio ufficio, nell'ufficio del mio collega alle politiche sociali, dietro si nascondono delle problematiche connesse con il gioco. Sulle ludopatie, nei mesi scorsi la Regione Piemonte ha raggiunto un'intesa molto importante votando all'unanimità una legge che dava con il 18 di agosto il termine per i comuni per effettuare una ordinanza che riorganizzasse gli orari. In quel caso avremmo potuto decidere di muoverci ognuno per conto proprio. Credo invece che sia stata svolta una funzione molto importante dal punto di vista della provincia di coordinamento delle sette sorelle innanzitutto, che hanno deciso di fare un testo sostanzialmente identico. La particolarità è che questa ordinanza prevede la chiusura da mezzanotte a mezzogiorno in tutte le sette sorelle, le città più importanti. Questo credo sia un primo elemento molto importante da tenere presente, una uniformità. Poi la presa di coscienza che la ludopatia è una problematica molto seria da affrontare. E ovviamente quindi il problema non si chiude con un'ordinanza, ma semmai prosegue con iniziative di vario tipo di sensibilizzazione, soprattutto nella direzione di ridurre la quantità di ore possibili e sensibilizzare e fare in modo che ci sia un minor numero di persone che dipendono appunto dal gioco e che si rovinano con il gioco. Certo, le chiedo una cosa, sindaco, cioè adesso grazie a questa ordinanza non si può più giocare dopo mezzanotte per tutta la mattinata. Ecco, cosa ne pensano i cittadini di questo? Siano cittadini di due tipi, quelli che giocano, che probabilmente dicono non dobbiamo essere regolamentati, e quelli che viceversa, e credo siano i più, hanno ben chiaro che le ludopatie sono un problema di tipo sanitario, diventano delle malattie che tra l'altro incidono in maniera molto importante dal punto di vista dei costi della sanità. Noi abbiamo persone che passano attraverso i CERT, attraverso i nostri servizi delle tossicodipendenze e questo elemento rappresenta un costo veramente molto elevato per il bilancio della sanità. Dunque, non è una questione di libera scelta, ma è un indirizzo e un'indicazione che va fatta anche rispetto a una problematica che è una problematica ben più complessa. Sulla stessa linea, sul nostro territorio, sono collegata con i 10 sindaci che fanno parte del mio distretto e tutti hanno condiviso e diversi di loro hanno già preso questa ordinanza, quindi mi auguro che la stessa cosa avvenga nel resto del territorio in modo che la provincia nel suo complesso esprima un'unica linea su questa problematica che ovviamente è molto complessa e che non può essere racchiusa in due battute, andrebbe affrontata e andrà affrontata con ben altri momenti. Ringrazio comunque lo spazio che mi è stato dato per poter pubblicizzare questa iniziativa. E noi ringraziamo lei, sindaco. Abbiamo ascoltato Bruna Sibille, sindaco di Bra, in merito al problema della ludopatia.